dibattito facile, questo, ma proprio per niente. Non è che non sia facile qua al forum per l'economia, che come dall'altro ALDE, Alleanza Democratici e Liberali per l'Europa, abbiamo voluto sostenere proprio per cercare di creare queste cose, cioè una buona volta un po' di occasioni dove politici, cittadini, giornalisti, operatori economici possano incontrare e parlare del pane quotidiano. Ma non è facile, perché cerco di mettervela non rispetto a quello che mi piacerebbe dire o che forse piacerebbe di ascoltare, ma sulla base proprio dell'esperienza concreta e empirica di parlamentare europeo. Ad esempio, oggi la Commissione ha fatto sapere, cioè ieri, lo troviamo oggi sui giornali, che la manovra di governo non va bene. Credo che abbia ragione il governo nella sua posizione, va bene. Lasciando perdere questo dibattito, la Commissione, Olli Rehn, ci dice attenzione, così non ritornate alla quadratura dei conti e riuscite. Stamattina, prima di venire qua, dopo vi faccio capire il legame, sono andato prima a Santa Maria della Pietà, questo straordinario complesso ex ospedale psichiatrico a Montemario, 42 padiglioni, da 12 anni molti di questi abbandonati a se stessi, occupati, altri ancora uffici dell'ASL, minacciati da privatizzazione. Vabbè, in uno di questi abbiamo organizzato un corso di 8 ore, finisce questa sera, di formazione all'accesso ai fondi europei. E dopo sono andato in via Medulana, alla sede di un'altra associazione, dove la stessa cosa, altro corso, questo più dedicato ai fondi per l'imprenditoria femminile, donne in disagio sociale, fondi per l'Europa d'Africa, altro corso tutta la giornata di europrogettazione. Perché allora vi dico Olli Rehn che ci bacchetta e poi questi corsi di europrogettazione? Perché quando io mi confronto con i colleghi degli altri paesi c'è poco da fare, loro hanno costantemente una riserva mentale, a volte esplicita, cioè te lo dicono in faccia, altre volte te lo fanno capire. Ma come? Voi italiani volete maggiore flessibilità, volete che bene o male si chiudano gli occhi su questo debito che continua ad aumentare e via dicendo, volete, come è stata la nostra posizione costantemente, qualche cosa siamo anche riusciti a ottenere, più denaro nel bilancio dell'Unione Europea, abbiamo un mini bilancio, è poco più dell'1% del PIL, negli Stati Uniti il 22%, quindi, quando poi in realtà siete un paese che ad esempio è incapace di assorbire le risorse che l'Unione Europea libera. 28 miliardi, periodo di programmazione 2007-2013, relazione del Ministero della Coesione Territoriale al 31 ottobre, spesi 48%, 31 ottobre cioè a 2 mesi dalla scadenza, 48%. E allora che cosa chiedete? Oppure, è più a Bruxelles che a Roma che leggono con attenzione non un documento della Commissione Europea, ma la relazione annuale della Corte dei Conti italiana, che dice che ogni anno noi paghiamo 60-70 miliardi di costo della corruzione, parola che già questa, voglio dire, fa venire i brividi, 60-70 miliardi, questa è la Corte dei Conti, il costo della corruzione, quello che costa il sistema paese. Quando leggono queste cose a Bruxelles, veramente fanno un salto sulla seggiola. Quando vedono che noi abbiamo tra i 120 e i 160 miliardi, a seconda di come si considera esattamente il sistema di tassazione, l'ammontare dell'evasione fiscale ogni anno, di fatto ci chiedono: ma prima intervenite attraverso provvedimenti che non c'entrano nulla con l'Europa, ma che sono naturalmente di legislazione nazionale, di politica domestica, intervenite su queste profonde anomalie, poi chiedete magari anche qualche cosa all'Europa. Ma ci considerano in gran parte, naturalmente tutto il contorno del magma politico italiano da Bunga Bunga in giù contribuisce a questo, un paese poco europeo, se non addirittura nella sostanza, al di là, voglio dire, tutta la nostra affermazione, l'orgoglio fondatore, civilizzazione italiana, rinascimento del paesaggio, quello che abbiamo insegnato all'Europa, ci siamo fuori dell'Europa. Come qualche cosa per cui, se a un certo punto l'Italia dicesse: ma tutto sommato noi abbiamo cambiato idea, vogliamo uscire dall'euro, Qualche banca tedesca sarebbe seccata, ma vi assicuro, buona parte dei cittadini e dei politici dei paesi del centro-nord Europa credo bene d'accordo. Come andate, non c'è problema. Del resto esiste un'idea di Europa contraddittoria, lenta, complicata, deludente, ma fatta più o meno di servizi che funzionano, di diritti certi, applicati in una visione comunque progressista della società, nella parte centro-settentrionale. Sono quei paesi dove poi noi andiamo a lavorare, io per primo, perché io ho tutta la mia carriera professionale fuori Italia, in buona parte, quasi tutta, ma tantissimi, leggiamo tutti, no? I post sul fatto di tutti questi giovani che vanno a lavorare dove? In quei paesi. E poi c'è un'altra parte di Europa, di cui l'Italia naturalmente è, come dire, il campione, nel sud, dicono facciamo due Europa, perché la realtà tutto sommato è questa. Quindi io invito a essere molto prudenti in questo, perché è un dibattito complicato, perché naturalmente noi abbiamo ragione, a dire che cosa, secondo me, visto che è l'intervento conclusivo alla fine, per me, naturalmente non mi guardo bene da fare le conclusioni per tutti quanti, ma lo status quo di questa Europa è indifendibile. Noi dobbiamo partire dal presupposto che lo status quo dell'euro così com'è, o della Troica, o del patto di stabilità, non solo ha rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, ma quello sarebbe quasi poco grave, ma ha rotto, spero in un modo, io sono federalista, quindi spero in un modo non irrimediabile, ma ha rotto il rapporto di fiducia tra i cittadini e il progetto proprio europeo, per cui tutti abbiamo poi dentro di noi, chi più chi meno, una sorta di tentazione, ma insomma torniamo a pensare noi alle nostre cose e lasciamo perdere gli altri. Ma al di là di questo è uno status quo che i dati del Portogallo, io non li leggo in quel modo, cioè non aiuta i paesi a uscire dalla crisi, nessuno, con questa ricetta nessuno sta uscendo dalla crisi, non c'è poco da fare, non funziona, i dati sono quelli. Certo, aiuterebbe se paesi come il nostro non facessero i tagli della spesa come ha fatto Monti, ma magari cominciasse a dire che i costi delle istituzioni sono abnormi in Italia rispetto... Ieri mi hanno detto, io non so se è vero, ma è un piccolo aneddoto, ma sono esattamente quel tipo di cose che ci scandalizzano, ma pensate qual è la reazione quando queste cose vengono fuori nei nostri interlocutori europei. Mi hanno detto ieri che alla Camera dei Deputati c'è una voce di bilancio che costa 6 milioni di euro l'anno, pochissimo mi direte, ma per presentazione di libri, e che c'è un dipendente assunto con la figura di direttore artistico per l'organizzazione di eventi alla Camera dei Deputati che costa 150.000 euro l'anno. Io non ci ho creduto, ma mi dico questa cosa, ho detto no, è proprio così, è proprio così. Non sono deputato alla Camera, quindi non la confermo, dicono che è così. Allora, sicuramente noi dobbiamo fare molto in Italia per tagliare F-35, distruggere, quantomeno cercare di abbattere i meccanismi di evasione fiscale, delle leggi che possano ridurre, e ci sono tante proposte per ridurre il costo della corruzione, usare in modo serio, intelligente, virtuoso per la creazione di posti di lavoro, che è lo scopo per cui ci sono dati questi soldi, i fondi europei e via dicendo. Ma al di là di questo compito che dobbiamo fare, non c'è dubbio che lo status quo europeo è indefendibile. Secondo punto, io però ho anche paura dei passi indietro, perché conosco, come dire, i miei popoli, e io ho l'impressione, e lo dico anche rispetto a quello che diceva prima Carlo, un carissimo vecchio amico, che la classe politica italiana, e forse poi visto come votiamo noi italiani, ma insomma ho dubbi, cioè forse è un problema proprio più strutturale, culturale, una volta che ci tolgono, come dire, che ci danno la libertà di ritornare a incidere sui meccanismi di spesa, io che poi si possano adottare dei meccanismi di spesa virtuosi, beh, me lo auguro, ma ho i miei dubbi, francamente. Perché se siamo in una Camera dei Deputati che ha la figura del direttore artistico che costa 150.000 euro e che globalmente il nostro Parlamento, questo lo so per sicuro, costa il doppio rispetto al Bundestag tedesco, Ho i miei dubbi che poi noi autonomi, finalmente avendo recuperato la nostra sacrosanta sovranità nazionale, sappiamo fare poi un bel lavoro per i fatti nostri, no? Nei nostri interessi. Con la struttura corporativa che abbiamo, con tutte le professioni chiuse a riccio che chiedono i loro privilegi e via dicendo, per non parlare naturalmente del sistema di casta e dell'intreccio costante che noi abbiamo tra politica e affari. Quindi ho paura anche che un passo indietro non soltanto non ci aiuti a rimediare alle nostre magagne, ma che faccia perdere all'Europa, perché comunque a me il progetto europeo interessa, anche per confrontarsi su quei mercati globali che comunque ci sono, non è che possiamo far finta che non esistano, non vorrei che un passo indietro ci costasse 30 anni poi. 30 anni di processi di integrazione che a questo punto vengono riazzerati, torniamo indietro, altri andranno avanti, perché chiaramente si sta creando un'integrazione forte tra Germania e paesi del Benelux, in buona parte Francia, forse addirittura la Polonia, Scandinavia, l'Inghilterra è un altro discorso, e noi destinati a essere quello che peraltro stiamo già cominciando a essere dentro una provincia e niente altro che una provincia. Quindi attenzione ai passi indietro. Certo abbiamo bisogno di almeno due filoni di interventi strutturali, sui quali la politica italiana si fa sentire poco. Uno, abbiamo bisogno senz'altro di maggiore democrazia. E qua basterebbe arrivare a un tema che è dibattuto, noi non è che sia un'idea stravagante, ma insomma l'elezione diretta del Presidente della Commissione, perché guardate che se noi avessimo una Commissione europea sottoposta al giudizio degli elettori direttamente, avremo candidati con posizioni diverse, con un accountability, come si suol dire, quindi dobbiamo rendere conto di quello che fanno, le cose andrebbero in modo un po' diverso. Abbiamo sicuramente bisogno di un governo della zona euro che adesso non c'è, ma un governo che sia responsabile di fronte a un controllo parlamentare, una cosa che mi fa male, imbestialire, ma è uno scandalo, veramente uno scandalo rispetto, perché tutte le condizioni della Troica di fatto non sono sottoposte a nessuna condizione democratica, cioè a nessun controllo da parte del Parlamento. Certo, c'è anche il Fondo Mondiale Internazionale, quello monetario internazionale, ma almeno le condizioni poste dalla Commissione della Banca Centrale devono avere un controllo democratico. E questo meccanismo di fatto oggi non esiste. Ma queste sono riforme su cui io credo che noi dobbiamo guardare e dobbiamo impegnarci. E poi, oltre al tema, che qui naturalmente cito per ragioni di tempo che sono i campi, della democratizzazione insomma, del governo dell'Europa, che è una strada di lavoro, ma è una strada su cui dobbiamo lavorare, né una chimera né qualche cosa a cui dobbiamo rinunciare e buttando via tutto proprio perché non c'è ancora questo tipo di democrazia. Poi dobbiamo avere dei meccanismi che siano diversi nelle regole. Beh, pensate se noi si riuscisse ad ottenere, e guardate che non è una cosa che gli altri non ci concedono, ma è qualcosa che noi italiani non abbiamo mai chiesto come governo. L'aggiornamento dei parametri di convergenza, dei criteri di convergenza, come sapete sono bilancio, inflazione e debito, deficit, inflazione e debito, con l'aggiunta ad esempio di un criterio di convergenza che vincoli gli Stati a una percentuale minima obbligatoria di spesa nella ricerca, nella scuola, nell'educazione, in quella filiera della conoscenza che a norma di trattati e rispetto all'Agenda 2020, quindi riconosciuta in un modo, voglio dire, del tutto formale e istituzionale, è foriera di progresso, di posti di lavoro, di crescita, o avere un parametro di convergenza che vincoli lo Stato a una soglia massima di tolleranza di corruzione o di evasione fiscale, per cui tutta la persona che noi abbiamo adesso per rientrare dentro l'inflazione, ce l'avremmo anche per intervenire sui meccanismi di corruzione o di evasione, o appunto di spesa, oppure e anche di questo si parla in Europa, forse dovremmo rilanciare questi temi. La creazione, insomma qui ci sono alcuni amici, l'associazione di SLAP, lavoro molto su questo, lavoro sul tema, sai, dei cosiddetti meno tutelati, cioè di queste fasce di cittadini che l'Europa non guarda più, insomma, che sono abbandonati, che possono essere disabili, come possono essere carcerati, possono essere rom, possono essere senza fissa di opera, ma l'istituzione se ne parla di un portofranco di carta di servizi sociali che non può essere toccata. Quindi una carta di servizi minimi indispensabili che devono essere garantiti con un servizio universale all'interno dell'Unione Europea. Tenete conto che anche questo è un tema di reale discriminazione, perché noi abbiamo paesi membri nei quali abbiamo un certo tasso di servizi e altri paesi, come del resto in altri paesi dove naturalmente i servizi sono diversi e possono essere inferiori. Noi ci lamentiamo rispetto all'Europa, ma in realtà abbiamo creato questo stesso meccanismo all'interno dell'Italia, perché tra regione e regione, con il nostro pseudo-federalismo, pseudo-regionalismo, abbiamo esattamente questo tipo di discriminazione sulla base di una stessa cittadinanza italiana. 3 settimane fa il gruppo Leisner, che è un gruppo di esperti tedeschi multipartiti tra l'altro, ha presentato le sue conclusioni. Tedeschi. E lo dice uno che con la Germania si scontra costantemente nell'istituzione, anche non soltanto sui problemi economici, purtroppo anche su altre cose dove la Germania ovviamente mostra un volto feroce. Vabbè, ma non è questo. Loro hanno proposto una creazione di un bilancio euro, un bilancio della zona euro, anche questo è un tema, e all'interno di questo bilancio euro la creazione di un reddito di cittadinanza per i paesi della zona euro, o altrimenti, ipotesi B, almeno di un'assicurazione sulla disoccupazione. No. L'Istituto dell'Oro ha rilanciato subito questa proposta, qualcuno in Gran Bretagna si è fatto lo stesso carico, la Westminster Foundation se non sbaglio, di rilanciare questa cosa, in Italia per il momento nessuno ha reagito, però per dirvi, ci sono dei dibattiti in corso, ci sono delle idee, dove ad esempio in questo caso l'appartenenza alla zona euro si tradurrebbe nel beneficio di un reddito di cittadinanza pagato all'interno di un bilancio della zona euro stessa. Ma forse qualche progresso lo possiamo fare. Così come, e questa nella mia famiglia politica dell'ALDE è stata una battaglia, devo dire, indefessa per tutti questi anni, la creazione di un fondo di redenzione per tutti i debiti che vadano oltre il 60%. Quindi il 60% se ne fa carico il paese in deficit, il resto se ne fa carico l'Europa, azzerando questo debito, ma naturalmente permettendo a questo punto di avere un'economia globalmente per il nostro continente più competitiva, è un altro tema che in certi ambienti della stessa Germania trova interesse, perché si rendono conto, le persone più illuminate, voglio dire, di quel paese che ha le sue contraddizioni, perché sono 2 mesi che hanno votato, ancora non riescono a mettersi d'accordo sul governo, chiaramente, ma che è la soluzione, può essere una strada per rifar ripartire la macchina europea. A conti fatti, che cosa vi voglio dire? Aggiungo soltanto una cosa, è proprio una battuta. Questo è un forum dell'economia, è sacrosanto concentrarsi sui problemi dell'euro, in particolar modo, e delle condizioni macroeconomiche della nostra Unione Europea. Però, tanto quanto non si può parlare di progetto europeo senza parlare di euro, non si può parlare di economia senza anche pensare a qualche cosa che sia oltre l'economia, cioè tutto si tiene. Si ripartirà a livello europeo, anche a livello economico, se noi riusciamo al tempo stesso a mettere in piedi degli ingranaggi che sono degli ingranaggi di difesa europea, di politica estera europea. Pensate alle Filippine, no? Le Filippine, ma possibile che ancora, e c'è già la base giuridica per crearla, non siamo capaci, non dico di fare l'esercito europeo, ma di avere una protezione civile comune. E c'è già la base giuridica per farlo, per cui negli stessi interventi che abbiamo nei paesi terzi, la stessa cosa è successa nel 2010, inizio 2010 ad Haiti, dobbiamo mandare interventi disorganizzati, più o meno coordinati, non so, ognuno, paesi membri che intervengono, ciascuno per fatti propri. Attenzione quindi a non ridurre tutto il dibattito a quello che poi alla fine può essere una questione, scusatemi, ma secondo me rischia di essere veramente provinciale. Quando nel 2002 è arrivato l'euro, sembrava che improvvisamente con questo euro benedetto si fosse fatta l'Europa. Ah, ecco, c'è l'euro, allora a questo punto grande passo in avanti, automaticamente no, ci saranno tutta una serie di passi istituzionali, la crescita politica, no, si arriverà l'Unione e via dicendo. Come se questa cosa di per sé fosse strano destino di questa moneta. Adesso sembra che tutto il problema sia l'euro, e quindi togliamo l'euro e si risolvono tutti i problemi, riparte l'economia, magari fosse così semplice. Cioè sono alla fine dei feticci in positivo in una direzione o in negativo dall'altra, che non vorrei che ci dessero la scusa di non fare in realtà un'assunzione di responsabilità piena, che è quello che è tutto sommato la maturità della nostra democrazia anche rispetto alla Carta Costituzionale dovrebbe consigliarci. Grazie. Grazie.